Salve a tutti amici di YouTube, oggi faremo il video con la nostra lava asciuga della serie Signature LG, la LSWD100E, e laveremo questo bel carico di colorati, ma colorati in tutti i sensi. E utilizzeremo i nostri detersivi, quindi metterò una caps. È un bel carico, devo dire la verità, però va bene. Allora partiamo col caricare le cose un po' più pesanti. Controllo le tasche perché... Oppa, bene, poi... Anche se avete dei pantaloni della tuta o per attività sportive, legate sempre le corde, sempre... Molto molto importante. Si legano le corde, eccolo qua. Queste del pigiama, ok. Anche questo del pigiama, ma non c'è bisogno perché non ha nessun tipo di corda. Il sopra, un altro sempre sembra, ma ce n'è di roba oggi, ce n'è tanta. Controllo sempre le tasche, molto importante controllare le tasche, infatti vedete, guardate, una graffetta, Poi, non è finita ancora, questa... Questa qui già allacciata e basta, perché il resto non voglio farla troppo piena. Questi li lavo in un'altra, cioè le magliette leggere le lavo in un'altra lavabiancheria. Farà un altro lavaggio, anzi lo metto su subito, così uno lava da una parte e uno lava dall'altra. Mi sembra ovvio, no? Le calze le metto qua. Sono calze di cotone pesante, quindi va bene. Lì. Controlliamo bene che non ci siano... Soprattutto che non mi rimangono calze fuori, che dopo se no manca una calza, manca un'altra calza. Ecco, e allora controlliamo che non siano altre calze qua in mezzo, nascoste. No, guardando così, no, direi proprio di no, non c'è. Bene, e tutte le calze ce le abbiamo. Ok, allora. Oggi userò non la caps, non la caps quella liquida, ma
userò il le power bars della Persil che conoscete già bene. Ok, io lo so che tanti di voi idrosolubile, ok, potrà essere tutto idrosolubile quello che vuoi, ma mi spiace, io ecco qua, una barretta intera. Mamma mia che roba, che bontà che è. Non da mangiare però, una bontà vera. Le robe di qualità purtroppo ragazzi è così. Ma non è finita qua. Metterò una barretta delle Persil Bars, eccole qua, giù, e sempre una tragedia. Allora, Persil Bars e un po' di, allora queste sono quelle che ho messo, una barretta, poi aggiungerò un pochettino ma poco di Persil Mega Pers. Poche, perché anche queste sono concentrate. Ok, a posto. È più per dare un sostegno al... Oggi ho fatto questo mixer, è sempre lo stesso prodotto alla fine. Poi la novità per modo di dire, ho messo la sonda che l'ho bloccata per verificare la temperatura. Adesso questo lo cercherò di farlo tenere più possibile qua in alto, ecco, così. Perfetto, almeno io spero di sì, perfetto, bene, chiudo lo blog perché tanto il detersivo l'ho già messo, mettiamo luce nei campi e luce di rinforzo, bene, no si vede bene, dai, qui abbiamo il nostro coso della temperatura. Non so se si vede, ma comunque poi lo guarderemo ogni tanto.
purtroppo più basso non lo posso mettere, però va bene già così. Bene, io direi di iniziare. Che dite? Oh, scusate, ci ho preso contro io, eh? Odio la polvere, specialmente qui sui vetri che si attacca, che è una meraviglia. Ok. Scusate, ma piccole cose imperfette che noi dobbiamo renderle sempre il più perfette possibili. Direi che ci siamo. Riuscite a vedere bene? Sì. Mi avvicino di più, se volete posso, no, di più no, meglio così, che sennò poi non vedete bene. Ecco qua. Allora, intanto vado a accendere la lavabiancheria. Solito, non vi sto a far vedere perché tanto ormai avete già capito come funziona. Allora, oggi quasi quasi userei potrei usare anche trattamento antiallergico, però non so se mi fa abbassare la temperatura, no, vedete, allora no, niente. Allora, sintetici, misti, potrei usare misti. Che ovviamente metto a 1600 giri, perché sono cose molto pesanti. 40 gradi va bene, sporco normale, mettiamo resistente, così, e aggiungiamo un extra risciacquo, a posto. Opzioni no. Direi che possiamo andare. E misti, guardate, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Bene. Adesso fa il rilevamento del peso, ovviamente.
La lava biancheria ha vuotato adesso il rinforzante, cioè sarebbe il detergente, ma come vi ho già spiegato viene utilizzato il rinforzante, io ho messo, cioè ossigeno praticamente. Rilevamento livello di morbidezza. Non chiedetemi però sta facendo questa cosa, sicuramente un senso avrà, no? Sta caricando l'acqua. Due ore e 15, no, ci sta.
Ragazzi, abbiamo tutte e due le macchine all'opera, c'è anche la Super Drum che sta lavorando. Fase di lavaggio, di scaldamento e di tutto quello che tu gli pare. Mm.
Adesso posso bere il mio caffè. Adesso questa è la fase di riscaldamento. A me a volte mi dà l'impressione come se fosse, scusate il paragone, ma come se fosse una lavasecco, veramente. Allora ragazzi, siamo sempre nella fase di lavaggio e come potete notare, allora io ho messo la sondina e ho visto che ha raggiunto i 40 gradi, però non facendo il mantenimento della temperatura. Praticamente adesso rimane tra i 38 e i 37, però è arrivata a 40, 40 e 1, quindi la temperatura le raggiunge. Certo che se poi non fa il mantenimento, ovvio che, essendo che la sonda è qui proprio nella base del soffietto dove ci sono i fori, ok, l'acqua poi inizia a disperdere il calore, perché le vasche chiamiamole plastica, che sappiamo che non è plastica, tendono a disperdere di più il calore, ok? Quindi adesso siamo sui 37,7, però vi dico che è arrivata, ha raggiunto i 40 gradi, aveva raggiunto i 40 e 1. Però in questo momento adesso sta scendendo piano piano, perché prima era arrivata dopo a 39 e qualcosa, poi 38, è rimasta su 38. Vi posso anche far vedere, ma questa non è la temperatura che aveva raggiunto prima. Ripeto, aveva raggiunto i 40 e 1, poi dopo, non facendo il mantenimento della temperatura, ovviamente scende. Ma questo vale per tutte le macchine, attenzione, non è che solo LG. Cioè la temperatura te la raggiunge, ma il problema è che poi, cioè problema, se non fa un mantenimento, essendo una vasca anche così grande, perché questa è una vasca comunque più grande rispetto a un gruppo vasca classico, perché questa, essendo col sistema Centu, dove è solo ammortizzato il fondello del tamburo, è ammortizzato il fondello del tamburo dove c'è il motore, la crociera, su una struttura tipo a balestra, ovviamente la vasca è leggermente più larga, più grande di quelle standard, quindi la dispersione è anche maggiore. Però nonostante tutto è scesa, però mantiene sempre comunque, rimane sempre sui quei 37,8, 37,7, insomma, non è male. Però vi dico che l'ha raggiunti. Ecco, no, perché non pensassi, no, ma la solita,
la solita LG che non raggiunge mai le temperature. Non è vero, non è vero. Poi ho già spiegato anche nel live di ieri. Quindi non è vero che non raggiungono le temperature, hanno una loro logica. Hanno tutta una loro logica le LG, quindi manca un'ora e trenta.
scarico acqua di fine lavaggio e centrifuga intermedia. Primo risciacquo.
carico acqua del primo risciacquo e centrifuga intermedia. Secondo risciacquo. Thank you.
scarico e centrifuga del secondo risciacquo. Terzo risciacquo. Scarico acqua dal terzo risciacquo e centrifuga intermedia.
quarto e ultimo risciacquo con ammorbidente. Carico acqua del quarto ultimo risciacquo con ammorbidente e centrifuga finale a 1200 giri, che sicuramente raggiungerà 1250.
Ah, scusate, non 1200, 1600, 1600 giri. Perdon, ho sbagliato io, 1600 giri. Thank you.
1600 giri. Ok, ragazzi, e abbiamo concluso il nostro ciclo di lavaggio, programma misti, a 40 gradi, 1600 giri di centrifuga finale, e vedrò se asciugarli qua direttamente nella lavasciuga, che tanto è a pompa di calore, oppure asciugarle nell'asciugatrice. Vediamo. Fatemi pensare un attimino come voglio gestire la cosa. Intanto io ovviamente vi ringrazio. Vedete che la macchina si è già spenta. E noi ci vediamo presto o in un live streaming o in un altro video. Grazie a tutti. Ciao a tutti e ai prossimi video.